Qualche giorno fa è stato il 61esimo compleanno di Sean Bean. Ora voi Sean Bean, sì, il nome è pieno di meme, tutto internet. Sean Bean è un attore famoso più per le morti dei suoi personaggi, perché quasi sempre i personaggi che interpreta nei film, nelle serie televisive muoiono, che per la sua interpretazione. E che è un po' un peccato, perché è veramente un bravo attore. E sapete dove l'ho visto per la prima volta all'opera Sean Bean? In una serie televisiva britannica molto bella, che ha avuto molto successo nel Regno Unito negli anni 90. Da noi invece non è mai passata, non è mai stata tradotta. Questa serie è la trasposizione televisiva di un ciclo di romanzi dello scrittore Bernard Cornwell, i romanzi storici, che narrano le avventure del capitano Richard Sharp. Ok, già mi stava simpatico perché il personaggio si chiama Riccardo come me, quindi figuratevi, però sono avventure molto belle, sono tutte ambientate durante le guerre napoleoniche e parlano di questo personaggio che è un ufficiale di un reggimento di fucilieri, quindi di fanteria leggera, dalla guerra di Spagna in avanti, di tutte quante le difficoltà, perché lui piano piano scala i ranghi e diventerà poi piano piano capitano anche maggiore più in là, però partendo proprio dal livello del soldato semplice o del sergente, e vi potete immaginare tutte le difficoltà di appunto scalare i ranghi, fare carriera dal nulla nell'esercito britannico dell'Ottocento, quindi tutti i privilegi, la nobiltà, eccetera. Quindi Sean Bean in questa serie dedicata a Richard Sharp e alle azioni e alle avventure di Richard Sharp. Bellissima, bel inquadramento storico, bellissima ricostruzione, uniformi, grande azione, grandi personaggi, grandi ambienti. Ma esiste un gioco che vi riporta a queste sensazioni, queste ambientazioni, cioè il periodo napoleonico, però non la grande battaglia tra migliaia di uomini, ma veramente la vita del singolo ufficiale, dei suoi uomini, azione dopo azione? Beh, sì, quel gioco esiste ed è il gioco di cui parliamo in questa puntata, anzi questa serie di puntate, ed è Rifles in the Peninsula. E la domanda finale è: saprete fare meglio di Sean Bean? Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Vlog, e come vedete siamo anche questa volta all'aperto. È una bellissima giornata, pare che insomma tra una settimanella o poco più cominceremo mano a mano ad allentare la quarantena, però ancora una settimana di lockdown ce l'abbiamo da fare. Continuiamo a farcela con i nostri bellissimi solitari, e il solitario di cui vi parlo quest'oggi in questa serie di puntate, come sempre man mano le trovate tutte sul canale, se non le trovate subito riprovate poco dopo perché le sto caricando, cercherò di caricarle tutte insieme. E beh, veramente il gioco è veramente particolare ed è Rifles in the Peninsula. È un solitario ed è un'opera di Gottardo Zancani. Gottardo Zancani è un autore italiano che però lavora principalmente negli Stati Uniti con le ditte americane, e che ha realizzato diversi solitari nel suo sistema Rifles. Il sistema Rifles, Rifles in Dardenne e Rifles in the Pacific, erano nei due principali teatri Europa e Pacifico della Seconda Guerra Mondiale. Li mette appunto nei panni di un ufficiale e con i suoi uomini, che deve svolgere una lunga serie di missioni generate casualmente, mano a mano gestire questo suo drappello di uomini e sostanzialmente sopravvivere. Rifles in the Peninsula è l'ultimo episodio di questa serie e ci porta nella peninsula, cioè nella Spagna, nella guerra di Spagna, non solo in quella, ma nella guerra di Spagna del periodo napoleonico. Rifles in the Peninsula, abbiamo cominciato questi video parlando di Sean Bean, è un chiaro accenno al
capitano dei fucilieri dei Rifleman di Sua Maestà Britannica Richard Sharp, che appunto comincia le sue avventure in Spagna nella serie televisiva. Quindi siamo nell'epoca napoleonica, però vi dovete scordare le grandi battaglie, perché in questo gioco di grandi battaglie non ce ne sono, al massimo ci sono dei pezzetti delle battaglie, degli episodi all'interno, come spesso c'è anche nei romanzi di Sharp, per esempio quando riesce a catturare l'aquila di un reggimento napoleonico durante la battaglia di Talavera. Sì, l'avrete capito, sono un fan non solo della serie televisiva ma anche dei romanzi, che sono tra le prime cose che ho letto in lingua inglese direttamente, quindi oltre ai wargames ho imparato, ho raffinato il mio inglese proprio grazie ai romanzi di Conway. Vi dicevo, scordatevi le grandi battaglie, qui ci sono scontri tra piccoli drappelli di uomini, diciamo, ogni pedina rappresenta un soldato, quindi diciamo una decina, una dozzina in tutto uno scenario, e quindi sono azioni di piccoli drappelli, picchetti, quindi dimensioni limitate e anche tempo limitato, però assolutamente non meno pericolosi delle grandi battaglie. Oppure anche quando sono le grandi battaglie, abbiamo detto, un singolo momento, un quadrato che deve reggere lo scontro con la cavalleria, un'azione eroica da compiere, insomma, tutte queste cose qui. In generale le missioni che vi troverete ad affrontare saranno azioni di ricognizione dietro le nemiche, azioni antiguerriglia, stiamo parlando della Spagna, e quindi contro gruppi di guerriglieri spagnoli, perché potete interpretare, questa è una cosa importante, potete interpretare gli inglesi ma anche i francesi o gli austro-russi o i prussiani, quindi tutte le principali, molte, poi ne parleremo, molte delle principali nazionalità, quindi azioni antiguerriglia o addirittura azioni che oggi noi definiremo delle missioni speciali, infiltrazione o estrazione di spie, ma anche azioni da romanzo, c'è la moglie del colonnello da salvare che è stata rapita da una banda di disertori e sta a voi, ai vostri volteggiatori o fucilieri o Grenzer o quello che vi pare, dipende dalla vostra nazionalità, andare a salvarla. E queste sono le azioni. Poi c'è anche, in un sistema di campagna, quindi una campagna che mano a mano genera una catena di missioni, poi ci sono anche dei momenti di pausa tra una missione e l'altra, in cui però succedono delle cose tramite tabelle di eventi casuali. E quindi questi sono i momenti più da romanzo. Risse nelle osterie, rapporti burrascosi con i vostri superiori, la vita di guarnigione con tutte le mille cose che possono succedere, ma anche una volta che sarete diventati ufficiali, grandi balli, feste lussuose e amori che, potrebbero non essere sempre proprio alla luce del sole, quindi potrebbero mettervi nei guai. Tant'è che c'è addirittura una variante opzionale, e ogni tanto succede, ma comunque succede anche come evento, per i grandi duelli, i duelli d'onore che sono tipici dell'epoca, quindi un mini gioco proprio dedicato a questo. Come vedete, un gioco estremamente vario, estremamente divertente ed estremamente fuori dagli schemi di quelli che noi ci potremmo immaginare di un gioco napoleonico. Quindi il cuore di tutto è la campagna, decidete all'inizio per quale nazione combattere, da che anno far partire, sono diverse campagne storiche, da che anno far partire le vostre avventure, e nelle campagne storiche ci sono le grandi battaglie, anche la missione, una serie di missioni A, B, C, D, eccetera, alcune di queste sono delle grandi battaglie, indicata la battaglia, quindi con delle missioni speciali, altri sono questi momenti di pausa. Ad ogni tappa voi generate la missione tramite un'altra tabella, casualmente, e poi impegnate i vostri uomini che da una missione all'altra, sempre se sopravviverete e sempre se sopravvivono anche loro, aumenteranno di esperienza, magari guadagnando abilità speciali, ma anche anche l'avversario, il nemico, anche se gestito dal sistema, voi cominciate a diventare un po' famoso, quindi vi manderà contro truppe migliori. Comunque, cominciate questa campagna, prenderete i vostri uomini da un'apposita lista, un army list, che generate la squadra iniziale, determinate casualmente la missione e poi via. Ogni missione c'è un bello schemetto che vi dirà esattamente che cosa fare e che cosa succede. Il sistema genererà quindi, tramite eventi casuali, poi vedremo come sul tavolo, gli imprevisti,
Quindi magari forze nemiche che appaiono all'improvviso oppure terreni particolarmente favorevoli, i terreni scoperti che troverete durante la missione, le forze nemiche e anche il comportamento delle forze nemiche, troverete una serie di tabelle che diranno vanno all'attacco oppure restano fermi a sparare oppure si cercano la copertura e poi spareranno in un turno successivo e via. Ad ogni turno voi tirate dei dadi per vedere quante azioni potete fare e poi avete una lista di azioni possibili, muovi, spara, ricarica e tutto, e andrete avanti così fino al completamento degli obiettivi di missione. Il regolamento, lo vedremo, è veramente semplice e le partite durano 30-40 minuti a singolo scenario, e proprio che ho fatto non sono mai andato oltre i 40-45 minuti al massimo, e quindi in una serata un paio ve ne fate tranquillamente. E c'è, ed è anche importante, poi anche di questo parleremo, una versione non solo cartacea, che è quella che ho comprato io, che vedremo sul tavolo, e quindi che potete acquistare, vi completo di tutto, già stampato, con le pedine da sfustellare senza problemi, oppure in bustina, oppure una versione anche in print and play, e disponibile sulla solita Wargame Vault, ovviamente a prezzo molto molto ridotto. Vi consiglio abbastanza questa versione print and play, ok, io lo volevo un pochino particolare, poi lo volevo bene già pronta per questa demo, perché già da subito avevo puntato, ve l'ho detto, sono un fan sfegatato di Sharp e poi del periodo napoleonico, quindi già da subito la volevo fare questa demo, queste puntate, quindi ho voluto la versione cartacea. Però la versione print and play ve la consiglio perché è prezzo veramente ridotto, basta che vi stampate la mappa della missione, le schede sono tutti fogli A4, non c'è nessuna enorme mappa da stampare, la mappa è astratta, è a gradini, adesso la vedremo, quindi si può tranquillamente stampare. Le pedine da sfustellare sì, ce ne sono diverse, diciamo qualche decina, ma sapete che c'è, voi potete tranquillamente prendere dei soldatini 1,72, delle miniature dipinte oppure anche non dipinte, oppure gli date una mano di vernice blu per i francesi, rosso per gli inglesi, eccetera. Prendete quelle bellissime scatole, quelle della Perry o della Victrix, eccetera, che ce n'hanno 60, così ve le fate un paio di quelle scatole e ci avete già tutto. C'è addirittura i pezzi con i modellini, perché sui counter, lo vedremo, c'è solo un identificativo del counter, una lettera, però di per sé non ci sono grossi valori, quindi anche quello lo portate al tridimensionale ed è una fate un'impressione pazzesca. E quindi appunto, tra l'altro in questo periodo però ancora di più non c'è il problema della spedizione, ve lo prendete, ve lo scaricate e lo giocate in solitario in 5 minuti. Adesso vediamo come funziona questo gioco andando sul tavolo da gioco.